le spalle voltato a un albero, forte radicato nella terra, che quasi sembra penetrare nel centro. Un albero maestoso e bello, che svettava verso l'alto e sembrava toccare le porte del paradiso. Vuole forse lambire le grazie del nostro Dio? Mi chiedevo. Ma lui, il dannato ramificato essere, come Lucifero era traditore, le sue radici traevano origine dall'inferno, e gli rubava linfa ed energia vitale dal terreno, che diveniva sempre più debole mentre alimentava l'imponenza dell'arbusto malefico. Ora, sconsolato e spaesato, miro con gli occhi del ricordo la mia prima ingenua considerazione sull'albero. Egli concedeva al mio corpo sicurezza e protezione dal caldo opprimente del sole e dalle tenebre della notte, e d'autunno mi riscaldava con le foglie. Credevo fosse casa mia quell'albero, che si spogliava delle sue membra e pur di concedermi calore e riparo. Fu un'illusione, la mia. E ora, impaurito e afflitto, vago coi piedi nudi sulla terra bagnata dal primo mattino. È ferita anch'essa dal più recondito cantuccio dell'animo e del cuore, e assieme abbiamo cominciato a parlare del tradimento nel quale la nostra vita è stata atroce spettacolo. Camminare, parlare. Sono stato cresciuto dall'albero per imitazione e convenzione. Ma io allora cosa sono? Sono stato ciò che per obbligo mi era stato imposto d'essere. Questo, se ci penso al problema, essere. Tali pensieri mi alienano. Guardo i miei piedi e penso che non siano più i miei. Ascolto la mia voce, la sento estranea. Nulla mi apparteneva più di ciò che pensavo d'essere. Ero ciò che l'albero mi aveva insegnato. Poi a un tratto, una rivelazione. E allora grido. Sono io. Nessuno mi ascolta. Nessuno sente. A nessuno importa. L'albero è lontano. Sono io, grido di nuovo, quasi sopprimendo queste parole di gioia nella gola, fino a farle diventare un sibilio, fino a farle implodere con me. Sono, e dico sono, tutto ciò che l'albero non mi ha obbligato ad essere. Sono tutto ciò che non sono. Ma allora cosa? Niente. E questo pensiero mi riempie il cuore di felicità e speranza. Le radici dell'albero mi hanno reso impotente, definito per obbligo, necessità e convenzione, ed ora che ho creato me stesso dal niente, dal contrasto col tutto, posso finalmente seguire la mia volontà. Ora sono io, ora sono libero, ora posso essere. Gridavo questo quando mi sono destato dal sogno. Ero sotto l'albero e cominciai a correre.